Dopo le recenti modifiche legislative e le ultime designazioni fatte dall'Aula, si è insediato il nuovo comitato consultivo del Centro Gianni Oberto, che dal 1980 ha lo scopo di salvaguardare e promuovere il patrimonio culturale piemontese, compreso quello delle minoranze linguistiche, attraverso la raccolta e la conservazione di materiale di interesse storico e letterario e la promozione di attività di studio e ricerca. Oggi riprende il lavoro del Centro Gianni Oberto, il centro culturale della Regione Piemonte, proprio con le modifiche ultime statutarie che ha voluto il Consiglio regionale, per cercare di rivitalizzare e dare maggiore competenza al centro stesso, per creare un elenco ben preciso di manifestazioni e poi, quello che tanti si aspettano, dare giusta importanza alla nostra regione con un inno. Alla riunione hanno partecipato i consiglieri Federico Perugini, Lega, e Alberto Avetta, Partito Democratico, in qualità di componenti del comitato consultivo. Vivere questi momenti per poter condividere con esperti della cultura e del patrimonio culturale piemontese quella selezione che andrà a individuare le iniziative e quei momenti che tuteleranno il patrimonio culturale storico della nostra terra è un privilegio. Cercherò di profondere il più ampio impegno. Bene ha fatto questa consigliatura, questo consiglio regionale, a ridare vita, ad aggiornare la legge sull'istituzione e quindi ad allargare anche i compiti che questo centro si pone. Il Centro Gianni Oberto dal 2012 propone un premio riservato a laureati in discipline letterarie e umanistiche nelle università piemontesi per tesi relative alla letteratura italiana in Piemonte, alla letteratura in piemontese e nelle lingue minoritarie del Piemonte, alla cultura popolare in Piemonte e al teatro piemontese. Infine, come previsto dalla legge sul valore alpino del 2022, propone anche una borsa di studio per studenti universitari e giovani neolaureati per incentivare e diffondere la conoscenza della cultura letteraria, storica e musicale legata al corpo degli alpini.